è nata 2023. Siamo qui con 10.001, il proprietario di una delle più grandi reti di distribuzione delle sale bingo fisiche, che oggi sta spiegando al mondo dell'online come funziona il bingo e in una nuova versione. Ci spieghi? Allora, siamo partiti dal 20 di febbraio, giorno del debutto online, con il Bingo Live. Il Bingo Live non è altro che riportare a casa degli italiani il gioco del bingo come lo troviamo nelle normali sale. Quindi troviamo lo stesso prezzo delle cartelle, troviamo la macchina estrattrice. La differenza è che durante l'acquisto delle cartelle abbiamo due dealer che comunque intrattengono la clientela, che parlano direttamente col pubblico che scrive nella chat, che risponde alle varie domande, alle varie problematiche, ma non solo. Parla di argomenti vari che possono comunque divertire i nostri giocatori. Ma le macchine sono le stesse, cioè l'estrazione, il gioco è la stessa macchina della sala? La velocità di estrazione, la macchina estrattrice è la stessa che c'è nel 90% delle sale bingo, quelle un po' più nuove chiaramente, perché quelle molto vecchie magari hanno un altro tipo di macchina, ma comunque nelle sale più moderne quella è la macchina estrattrice che è presente nelle sale bingo. I prezzi delle cartelle sono gli stessi che troviamo nelle sale bingo, i premi sono gli stessi perché abbiamo il bingo oro, il bingo argento, il bingo bronzo, il super bingo, il bingo happy, il bingo one e il bingo one extra anche. Quindi ci sono bingo e cinquina chiaramente. Adesso nell'arco della giornata è sempre disponibile, cioè se io vado col mio telefonino a mezzogiorno o alle 8 di sera posso giocare? Può tranquillamente giocare perché le sale in questo momento sono aperte questa settimana dalle 10 alle 4 del mattino, prossima settimana faremo dalle 9 alle 5 del mattino e probabilmente entro fine mese o inizi di aprile probabilmente faremo 24 ore su 24. Bene, il sistema logicamente lavora su una piattaforma oppure è un sistema che può essere implementato su piattaforme commerciali generiche? Ma no, allora il gioco può andare tranquillamente sotto tutti i concessionari, tutti quelli che hanno i concessionari e sotto le skin dei concessionari chiaramente. Quindi chi ha una concessione di gioco online può tranquillamente fare l'integrazione e giocare al Bingo Live. Quindi considerando l'offerta che c'è, che è piuttosto limitata, questo è un prodotto vincente perché non in tutte le skin c'è il bingo online e quindi ci potrebbe essere un mercato interessantissimo. Sì, certo, anche perché comunque al di là di tutto il Bingo Live è diverso, molto diverso rispetto al bingo online che c'è adesso. Partiamo anche dal semplice principio che è un live, ok, e non è semplicemente visivo. Partiamo anche dal punto di vista che tutti i numeri sono estratti al momento, quindi non c'è un'estrazione e poi una simulazione come nel gioco del bingo classico, ma le palline vengono estratte in tempo reale, quindi non c'è nessun tipo di registrazione, cioè tutto quello che succede in quel momento lo si vede a video. Quindi non c'è un... La logica del gioco quindi la possiamo anche in qualche modo ricondurre alla logica di Aviator, uno dei giochi di successo, cioè durata del match, della partita velocissimo e una chat in cui i giocatori possono confrontarsi. Ma a dire il vero il bingo è più lento, Aviator ha un match molto veloce, la partita di bingo è come nelle sale bingo, dura circa 6 minuti, in un'ora si fanno 10 partite. Il cliente non è agitato nel cercare di prendere le cartelle, ha un minuto e mezzo per comprare una cartella e fare 4 click, quindi può anche rilassarsi dopo e vedere lo show o comunque il siparietto che preparano i dealer, quindi anche c'è un po' di divertimento, può parlare con gli altri giocatori, si parlano tra giocatori e dealer, cioè c'è anche un momento di divertimento, perché è il divertimento la cosa principale. Se il cliente si diverte, allora il cliente rimane. Se il cliente si annoia perché sta 5 secondi e poi deve ricominciare, non è il cliente del bingo. Il cliente del bingo ha bisogno dei suoi tempi.
Ok, la ringrazio, è stato gentilissimo.